situata nella frazione di San Pellegrino, a 3 km da San Felice sul Panaro e a 4 da Mirandola in provincia di Modena, la locanda della Fiorina vanta un ristorante di tradizione con proposte anche innovative dove si esaltano le eccellenze modenesi. La locanda della Fiorina, con il suo menù, è la protagonista di questo episodio di Cuciniamo the Best. Ok, siamo pronti con il primo piatto che equivale all'antipasto. Entriamo nella cucina della locanda La Fiorina per vedere come ci preparano il tortino di polenta con crema di patate e, manco a dirlo, salame di San Felice. La prima ricetta che vi proponiamo è un tortino di polenta con una crema di patate di Montese DOP e salame di San Felice DOP. Andiamo a prendere la nostra crema di patate già scaldata, fatta con, abbiamo fatto le patate, le abbiamo fatte bollire, abbiamo aggiunto un goccio di brodo vegetale, un po' di un goccio di panna, sale e pepe. Andiamo a versare nel piatto, facciamo la base sotto. Ok. Prendiamo il nostro salame di San Felice DOP. Lo andiamo a tagliare a listarelle. E lo andiamo un attimo ad abbrustolire in padella. Bene. Una volta che si è abbrustolito il salame, andiamo ad adagiare il nostro tortino di polenta. Salame di San Felice a listarelle. Delle foglie di sedano, che andiamo a richiamare l'acqua con cui abbiamo fatto la polenta aromatizzata al sedano. E un filo d'olio extravergine. Ecco il piatto. Ok, il prossimo piatto che ci propone la locanda della Fiorina sono i maccheroni al pettine delle Valli Mirandolesi. La nostra seconda portata è un maccherone al pettine delle Valli Mirandolesi con un ragù di costine. Intanto andiamo a buttare giù il nostro maccherone con le costine delle Valli Mirandolesi in acqua salata e riscaldiamo il nostro ragù di costine fatto con un fondo di sedano, carote e cipolla, le nostre punte di costine. E poi lo andiamo a sfumare con latte e aggiungiamo i pelati di pomodoro. Lasciamo andare per 3-4 ore ed è pronto. Ok, il nostro maccherone al pettine è pronto, scoliamo e andiamo nel sugo. Saltiamo per qualche secondo. Ok, andiamo ad impiattare. La nostra seconda portata. Molto bene, siamo pronti per continuare qui a Cuciniamo the Best. Ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità e poi vi aspetto qua. E allora si riparte, rientriamo di nuovo in cucina della Fiorina per vedere la loro terza portata, che è il filetto del principe. La nostra terza portata è un filetto del principe, sarebbe un filetto di maiale
con scaglie di parmigiano e tartufo delle Valli Dragone. Andiamo a preparare. Prendiamo i filettini di maiale, li andiamo a infarinare. Ok. Una volta infarinati, prendiamo la padella, una noce di burro, ok, aggiungiamo i nostri filetti nel burro e facciamo rosolare. Ok, allora andiamo a salare, aspettiamo un minuto e mezzo e giriamo, che si rosoli bene. Ok, andiamo a girare i nostri filetti. Prendiamo le nostre scaglie di parmigiano, le andiamo ad adagiare sopra il filetto. Prendiamo la nostra crema di tartufo che facciamo noi con tartufo e aglio. Ok. Finiamo di far rosolare e andiamo ad allungare con un goccio di brodo vegetale. E andiamo a coprire. Ok, il filetto è pronto. Possiamo spegnere e andare a impiattare. Ok. Facciamo il nostro filetto. La nostra crema di tartufo. Prendiamo il nostro tartufo delle Valli Dragone. Poi prendiamo la nostra caponata di verdure di stagione. Ok. Le patate al forno. La nostra seconda portata. E allora siamo quasi in chiusura per quanto riguarda ovviamente le portate, ma adesso siamo alla parte del dolce e la Fiorina ci propone il belsone e la zuppa inglese targate proprio la Fiorina. La nostra quarta portata è la nostra rivisitazione della zuppa inglese. Andiamo a creare un nostro bansone rivisitato dalla tradizione di Nonantola e lo andiamo a creare in modo che noi possiamo fare la zuppa inglese rendendolo più morbido. Lo andiamo a tagliare in tre strati. Ok. E ora andiamo a versare l'alkermes sul nostro bansone. Lo sappiamo bene che il bensone tradizionale è una forma diversa, ma noi andiamo a crearlo appunto così per creare la nostra rivisitazione della zuppa inglese. Ora andiamo a versare la nostra crema al cioccolato nel primo strato. Ok. Andiamo a versare l'alkermes anche sul secondo strato. Prendiamo la nostra crema e andiamo okay. Andiamo a chiudere. Zucchero a velo. Ecco la nostra quarta portata. Yeah.
piatti protagonisti del menù della Locanda della Fiorina sono stati il tortino di polenta con crema di patate e salame di San Felice, i maccheroni al pettine delle Valli Mirandolesi, il filetto del Principe e il belsone e la zuppa inglese della Fiorina. Ora ascoltiamo le motivazioni e l'appello del ristoratore che ci spiega perché il pubblico lo deve votare. Perché votare Locanda della Fiorina? Perché il cibo è festa e qui da noi il cibo è buono, quindi viva la festa! Capito? 15 dobbiamo salutare qui. Oh, allora, adesso sta a voi giudicare, mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Cuciniamo The Best. Bene, se questo menù vi è piaciuto e vi ha convinto il ristoratore, adesso potete votare con un massimo di 5 preferenze settimanali sul sito www.tradizionesaporimodena.it entrando nella sezione di Cuciniamo e così potrete sostenere il vostro preferito e portarlo a diventare il locale Cuciniamo The Best. Cuciniamo in collaborazione con Tradizione e Sapori di Modena, marchio collettivo della Camera di Commercio e Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi. Ristogamma, l'eccellenza per la ristorazione, da sempre. 0522 62 64 64. La pasta di Celestino, passione di famiglia. A Modena da oltre 50 anni.